Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado. Oggi è il giorno dopo del compleanno di Kotori. È passata appunto una giornata e quindi pensando e ripensando a come è andato lo scout e a cosa ci aspetterà nei prossimi mesi su School Idol Festival, ho deciso comunque di continuare lo scout per questo solo box, perché voglio tentare la sorte e ho deciso di buttarmi e continuare a scoutare. Quindi questa è, diciamo così, la seconda parte di questo video scout. Oggi ovviamente sono da sola, ho sempre Gertrude qua vicino a me, che ieri ci ha portato tanta fortuna, e niente, cosa andrò quindi a fare? Andrò a fare tutto lo step up della Kotori B-Day dell'anno scorso, perché ho deciso di farlo. Allora, considerate che devo ancora prendere i due pack con le 35 gemme, quindi 70. Ho un centinaio di storie ancora delle carte bondate da leggere e in più nel present box non le ho contate, ma credo di aver più di 200 gemme. Quindi, considerando comunque che ho diversi scouting ticket, con gli eventi che ci sono adesso, 7 SR, si farmano veramente bene i ticket verdi. Ho un ticket rosso, eccetera, eccetera. In teoria le party wear dovrebbero venire nei limited box e quindi sono pronta a usare altre 270 gemme. Ovviamente nello step up, perché miro a una delle due SR evento che mi mancano, che ricordo essere le 044, esatto, vi ricordo essere la Angel Nurse e Pretty Bird. Andiamo, iniziamo col primo trentino. Ok, sempre a lei. Ok, va bene. Ah, una cosa che vi volevo dire, Kotori Divano è arrivata a skill 8. Sì, Kotori Divano è arrivata a skill 8 ieri. Le ho dato in pasto le ultime rimaste, ok, la Universe, ed è arrivata all'8. Comunque questo lo faccio anche per farmare un po' di bollini, ne ho tanti, parecchi. Tutte le UR trovate ieri di Kotori non le ho ancora buttate, perché aspetto di avere le supporter per fare gli skillaggi in catena. Mentre tutte le altre UR prese dai BT, tipo cos'era uscito, Eli RPG e Macchi, White Snow, le ho già eliminate. Andiamo con il quarantino. Ah, sono due SR garantite o più. Me ne sono accorta adesso. Vabbè. Ma no, quante SR. Ok, sempre le solite. Flower Bouquet, ok, lei. Dai, please, chun chun. Ok, la Fairy. Ok, la Tropical. Ok, la Sirena. Ok, tra l'altro adesso vi dirò il ragionamento scemo che ho fatto oggi, che ho fatto prima. La SR evento, quella pure, che ho trovato ieri, l'ho trovata nello step up della Dea, che è una UR pure. Quindi essendo le altre due che mi mancano cool, ed essendo la B-Day cool dell'anno scorso, la B-Day dell'anno scorso cool, ho detto chissà. Questa è la mia logica, ok. Andiamo con il terzo, che ha la SSR o above garantita. Ricordo che anche qui c'è un 3% della UR, ma non ci interessano le UR. Ok, raga, sono in casa quindi non posso urlare, ma raga, come 3 UR?
No, cos'è? Che schifo. No, raga, cioè, mi prendi in giro ieri Maki, oggi di nuovo lei. Con Gertrude, c'è cioè Gertrude qua. Pupazzo di neve, vabbè. E poi la bidet dell'anno scorso e la China Dress. Che anche questa aspetterò a eliminare, a buttarla perché ce l'ho in team, anche se probabilmente sarà una delle prossime ad abbandonare appunto il team Pure, però per il momento la teniamo lì. Bene. Bene. Adesso arriviamo al quarto, che è diciamo lo step su cui pongo molta fiducia, ed è lo Scout Console SR o più. Cotori. Sono così vicina a completare la tua collezione, please. Onegai, chun chun. Oh, ok. Perché quando cerco le guerre non le trovo e quando... No! Perché? Carta evento sbagliata, ok, ancora lei. Perché la carta evento sbagliata ancora contro il divano? Che ci faccio adesso? Ancora lei. Ancora tutte cose. La Marine. No, no. Che sofferenza. Comunque è impressionante. Quando cerco guerre non le trovo. Quando cerco... Non le cerco, le perché? La guerra evento sbagliata. Vabbè. Andiamo col quinto. Abbiamo un SR garantita. Dai, Chun Chun. Comunque questo step up è andato molto meglio degli altri due, veramente, in termini di ultrarare, cioè. Ok, la sposa. Bene, ci manca l'ultimo con la UR garantita. Non potrebbero fare, allora io mi oppongo. Dall'anno prossimo vorrei uno step up dove ci sono degli step con SR evento garantite. K-Lab, mi senti? Comunque sì, ci sono tante carte cool in questo step up. Vedete che forse la mia logica, cioè, ha un senso? Vabbè, comunque, ultimo step. E con la UR garantita troveremo un'altra UR di compleanno? Lo so. Quante SR, raga? Dai, please. Ok, sono tantissime quelle SR, ok? No. Dai. È una sofferenza, raga. È una sofferenza. È una sofferenza. Cioè, ma che scout è, ragazzi? Ma cos'è? Cioè, sembra quasi un SR o più. Cioè, solo due rare. Ma che cazzo? Vabbè, solo due rare. Piango. No, questa dovrebbe essere la... Cos'è? La vecchia Job. Quella che è idolizzata e lei pasticcera. Vabbè, che dobbiamo fare? Niente, lo step up sparisce. Ci sarebbe questo, ma vorrei evitare. Dunque, andiamo a fare... cosa faccio? Arrivo a 10? Arriviamo a 10, tanto di cosi ne ho. Andiamo a prenderci il decimo coupon. No, solo uno. Non 27. Sì, ho un po' di silver sticker, non so se avete notato, considerando che devo buttare tutte le serie che ho trovato adesso, che sono parecchie. Comunque, andiamo a fare due scout da 5 BT. E poi per un po' mi fermerò con questi BT da 5. Chun chun, please. Ups, ciao sere. Ok. Ce l'ho già, Nico Made. Ok,
Nico Made, sì. Scusatemi, stavo scrivendo delle robe sul mio quaderno di Sif. Ok. Ok, niente, perfetto. Rin pull. Niente, cosa vi devo dire, amici? Vi voglio far vedere una cosa. Questa. Bellissima. Allora, il video, amici, è finito. Io ci ho provato, ci sarebbe ancora lo step up della B-Day di quest'anno che è infinito e scade per fortuna stasera, così non ce l'ho più sotto al naso. E io, come vi ho detto, ci ho provato, è stato un bel solo box quest'anno, devo dire. È andato comunque, nonostante non abbia completato la collezione per una carta, è stato comunque un ottimo scout. Non pensavo di trovare due delle quattro carte che mi mancavano. Quindi ora, nei prossimi mesi, vedremo se la K-Lab aggiungerà anche su Sifeng gli scout dei box che erano stati inseriti sul JP, dove ogni tot si poteva ottenere un ticket per scambiare una carta evento a scelta. Io non so se il JP l'abbia inserito, visto che il giochino dell'Oca dei compleanni sul JP non c'è, è un'esclusiva del Global, e quindi hanno voluto comunque dare la possibilità anche ai giocatori del server giapponese di ottenere carte evento, o se anche sul Lenga arriveranno. Non lo so, essendoci sti giochini, forse no, boh, io spero di sì, anche perché sono pronta a buttarci gemme, anche se le carte del box non mi interessano, solo per prendermi la carta evento di Kotori che mi manca e poter utilizzare l'altro ticket che ho per prendere appunto l'altra seconda, avete capito? Io vi ringrazio per aver visto anche questo video. E fatemi un pochino sapere voi se avete scoutato per questa Kotori, come vi sono andate gli scout, e niente, io vi ringrazio per aver visto il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo scout. Ciao ciao.